Amiche e amici di Seconda Ottava, oggi mi sono fatta un regalino, anzi più di uno. Vedete qui che ho questa bella e gigante pesantissima scatola. Vi faccio vedere che cosa c'è, non l'ho ancora aperta neanch'io, è ancora completamente sigillata. Vi faccio uno spoiler, a parte che avrete visto il titolo, ma vi faccio uno spoiler. Si parla di Final Fantasy, si parla di bei libri. Subito dopo la sigla. Potete vedere, è una scatola discretamente impegnativa. Adesso la andiamo subito ad aprire. Con delicatezza, ovviamente. Vediamo subito cosa c'è dentro. Vedo già della cosa bella, interessante. Vedo già della ciccia come piace a me. Qua abbiamo volume 1. Guardate qua, guardate qua. Guardate qua, che bella cosa, che bella cosina, veramente pesante ed enorme, volume 1, quindi ce lo poggiamo qua di fianco. Questo è il volume 3, li hanno messi in disordine, maledetti, la mia ossessiva compulsiva soffre per questa cosa. Guardate qui, volume 3, bellissimi gli artwork di Yoshitaka Amano. Andiamo a vedere il volume 2, quello che manca, ed eccolo qui. Eccolo qui, volume 2, Final Fantasy 7, 8, 9. Adesso ce li andiamo a vedere da vicino, ne apriamo uno e vediamo un pochino come si comporta. Guardate un po' la proporzione di cosa stiamo parlando. Allora, la scatola ce la possiamo levare. Devo dire che sono contenta, li hanno trattati abbastanza bene questa volta. Ed eccoli qui, volume 2, volume 3 e soprattutto volume 1. Qui sopra potete vedere che è veramente enorme, è un libro, una serie di libri che sono su licenza ovviamente ufficiale Square Enix, editi da Dark Horse Books. Costano 35-38 euro mi pare ciascuno. Questo è il retro di copertina, vedete che in realtà è una pagina che è applicata qui sopra. Un viaggio meraviglioso attraverso la creazione dell'epica seminale nel mondo dei giochi di ruolo, finalmente disponibile ufficialmente in inglese per la prima volta. Dark Horse e Square Enix sono intrigate dall'offrire il primo di tre volumi che celebrano la coinvolgente lore e l'entusiasmante sviluppo dei primi sei episodi della saga Final Fantasy, perché questo è il volume 1. Ve lo faccio vedere anche nell'altra camera, perché mi piace farvi vedere la proporzione rispetto alle mie mani su quanto è enorme questa collezione di libri. Poi andiamo al volume 2, Ultimate Archive 7, 8, 9, come dicevamo prima. Volume 2, andiamo a vedere qua dietro che cosa ci dice. Esplora l'arte e l'avventura degli episodi quintessenziali, ossia della quintessenza delle uscite della saga Final Fantasy, con questo meraviglioso volume in copertina rigida, decisamente, da più di 300 pagine. Qua i loghi dei giochi coinvolti, che è la generazione PS1 in questo volume di Final Fantasy. Se voi mi conoscete un pochino, ormai che seguite il canale da un po', seguendo il mio lavoro su Spazio, sapete che potrei avere un rapporto abbastanza stretto con gli episodi di Final Fantasy che fanno parte dei JRPG a turni classici, quindi non vi sorprenderà la notizia. Questo è il terzo volume, l'ultimo, 10, 11, 12, 13 e 14. Qua sono un po' più combattuta perché il 10 è il mio preferito, lo amo tantissimo, il 12 mi è piaciucchiato discretamente, il 13 aveva alcuni spunti belli, però era abbastanza dimenticabile da giocare, secondo me. Però il messaggio e alcuni personaggi mi sono piaciuti tanto. Vediamo cosa dice qua dietro, ovviamente una bella Yuna. Oh, si è pure rovinato. Si è aperto senza che nessuno l'avesse autorizzato. C'è una bella Yuna qua dietro. Artwork, commenti e lore dall'era trasformativa nel franchise indispensabile del mondo dei giochi di ruolo, messi insieme in un volume da oltre 300 pagine, stampato con copertina rigida. E qua tutti i bellissimi loghi della saga. Adesso ce ne andiamo ad aprire uno. Questo già me l'avete aperto un po'. Cominciamo dal primo, così ve lo faccio vedere un po' più da vicino. Allora, andiamo a togliere il cellophane. Questo, come vi dicevo, viene via. Questo
perché il volume dietro, guardate che bellezza, il volume dietro ha solo questo logo, così, vi faccio vedere anche qua, il volume si presenta così sul retro, abbiamo tolto questa che invece era appoggiata attraverso il cellophane, e questa invece vediamo un pochino com'è la carta stampata all'interno. Togliamo le forbici che ci rovinano la scena, vediamo un po' di che bellezza stiamo parlando. Beh, insomma, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e immagino che ognuno abbia, sì, ognuno ha il suo colore, quindi io che non sono per niente di parte andrò subito a sbirciare il 6, quindi andiamo a pagina 256 per vedere un po'. Che bello l'odore, non avete idea dell'odore? Avete presente quell'odore di carta lucida appena fresca di stampa, enciclopedica? That's amore. Guardate qua l'introduzione a Final Fantasy 6, giusto per farci un'idea, gli artwork, vabbè, però qua i personaggi e come sono legati i personaggi tra di loro. Oh, che bellezza, c'è proprio la scheda dei singoli protagonisti, è veramente l'enciclopedia di Final Fantasy. Come ho potuto vivere fino a oggi senza andare a mettere le mani su questo libro, scusate, anzi su questi libri, con gli artwork di a mano dappertutto e lo sprite che immaginava l'aspetto all'interno del gioco, poi fantastico. Memorable quotes anche. Una cosa veramente figa, veramente figa. Tutti i personaggi uno a uno così come è stato realizzato il mondo, alcuni bozzetti dei mostri, dei protagonisti del gioco. Contenuti extra. Vabbè, è una roba assolutamente illegale. Penso che faremo dei video per vedere i giochi principali, perché mi sembra una cosa molto interessante farvi vedere il 6, il 7, l'8, il 9, il 10 almeno. Potrebbe essere una roba molto intrigante sfogliarlo facendo uno dei nostri flip through. A questo punto gli altri due mi sa che non ve li faccio vedere qui, ce li vediamo in dei video dedicati, ma come potete vedere qua la bellezza è parecchia. Potete vedere proprio che la bellezza non manca, me li sistemo pure qua, volume 2. Potete vedere anche voi, come dicevo, che la bellezza non manca di certo, quindi io vi do appuntamento ai prossimi video dove ci sfogliamo i giochi principali, faccio vedere quello che volete all'interno di questi bei libricini. Adesso direi che me li vado a sfogliare uno a uno perché voglio scoprire un pochino di più. Intanto grazie per aver visto il video fino a qui, io sono Stefania, se preferite Tava, e ci vediamo presto, come sempre, sul canale di Secondo Tava.